Ciao a tutti e benvenuti su Semplina Biki. Questo è il primo video sulle idee regalo per il Natale. In particolare quest'anno ho deciso che li imposterò in questa maniera. Farò delle idee regalo, questo nello specifico di stasera è idee regalo beauty, però suddiviso in cofanetti, calendari dell'avvento o comunque dei kit, dei set particolari che mi sono piaciuti o che voglio suggerirvi. Poi ce ne sarà uno invece con le idee beauty dedicate al singolo prodotto per darvi un'idea, magari regalo un po' più importante oppure di tanti piccoli regali singoli che potete inserire anche come pacchettini extra o ad amiche se avete magari dei regalini e dei pensierini da fare. Poi farò un video di regalo per lui, uno per i bambini e se riesco anche uno con idee generiche magari per la casa, comunque un po' più neutra se vogliamo, che possono andare bene un po' per chiunque. Prima di farvi vedere tutti i prodotti inizio col dirvi che se non avete ancora guardato i video sulle idee regalo di Natale degli altri anni, comunque vi consiglio di andare a guardarli perché ci sono idee che sono anche evergreen se volete, che quindi possono essere comunque da spunto per cercare qualcosa di diverso, di originale in campo non solo beauty ma sempre lui, lei, i bambini eccetera. Tantissimi sono i set e i kit che ci sono a disposizione, ne stanno uscendo sul mercato sempre di più, così come i calendari dell'avvento che sono i primi due di cui vi parlo. Jo Malone ha fatto uno bellissimo che però ha un costo abbastanza alto, sono 330 euro se non sbaglio, ma è meraviglioso, quindi se avete la possibilità di inserirlo in wishlist o di farvelo regalare, secondo me è un'idea meravigliosa. Quelli che vi segnalo io questa sera sono diciamo un po' una via di mezzo e sicuramente comunque abbastanza più avvicinabili e sono altrettanto belli. Però il primo è questo di Sephora, è fatto in questo modo e all'interno ci sono ovviamente 24 caselline da aprire, una per ogni giorno, e l'idea è quella di regalare magari alla vostra ragazza, alla vostra sorella, alla vostra mamma, alla vostra migliore amica eccetera, qualcosa per aspettare il Natale, quindi fargli un regalo se volete anticipato o farvelo da sole, perché non so, ma io li adoro anche per aspettare, per mettermi un po' nel clima natalizio. Sephora mi è piaciuto nello specifico quest'anno perché è molto vario all'interno il contenuto, ci sono prodotti per il bagno come bagnoschiuma, palline effervescenti, ma anche prodotti make up, smalto, blush, matite per gli occhi, per le labbra, rossetto, e all'interno però ci sono anche idee sfiziose come ad esempio le salviette per togliere lo smalto, quelle per struccarsi, le maschere al miele per il viso, elastici per i capelli, una limetta per le unghie, uno specchietto, quindi include veramente tantissimi piccoli prodotti di bellezza per le appassionate che secondo me possono essere carini, è un'idea sfiziosissima, quindi il costo lo trovate sul sito di sephora.it, quindi tranquillamente potete andare a guardare lì. Il secondo che voglio segnalarvi, perché secondo me è sempre meraviglioso, è questo di L'Occitane. Anche lo scorso anno l'avevano fatto e anche quest'anno le illustrazioni sulla confezione sono veramente deliziose. All'interno è fatto in questo modo, ci sono tantissime finestrelle. Il motivo per cui ve lo segnalo è che le mini taglie che sono inserite all'interno sono secondo me tra le più belline, le più curate che ho visto nei calendari dell'avvento. C'è il gel doccia rilassante, un sacco di creme mani, credo che ce ne siano 1, 2, 3, 4, 5, 6, no scusate, 5 creme mani, una per i piedi, poi ci sono invece bagnoschiuma, latte corpo, lo shampoo, c'è la mini saponetta alla verbena, ci sono le salviettine rinfrescanti, il mini sapone gourmand, c'è l'acqua essenziale per il viso, insomma è veramente molto bello come contenuto, quindi ve lo consiglio perché questi sono prodotti fantastici non solo da provare ma anche poi da portare eventualmente in viaggio se andate via per Capodanno, per Natale o da tenere per le vostre mini vacanze, quindi ve lo consiglio perché è veramente bellissimo. Per quel che riguarda il trucco invece, i cofanetti che voglio segnalarvi sono diversi. Allora, il primo è questo di Too Faced, che fa sempre dei cofanetti secondo me tra i più belli in assoluto. Questo sembra veramente un villaggino, è ispirato a New York se non sbaglio, e questo è un mini villaggino di Natale all'interno di una confezione, si apre in questo modo, all'interno avete poi già tre mini prodotti, con la confezione è veramente spettacolare, e poi qui nella parte in basso invece si aprite una palette con dentro tantissimi prodotti per occhi e per il viso, è bellissima secondo me questa confezione e poi è anche carina secondo me da regalare perché sicuramente farete una scena
esagerata. Tra l'altro profumano tutti di cioccolato, quindi anche quando lo aprite, mia figlia si è innamorata di questa cosa. Nabiki questa l'ha già addocchiata e credo che sarà difficile strapparla dalle sue grinfie, perché le piace tantissimo sia il profumo al cioccolato che ovviamente la confezione rosa eccetera, quindi dovrò farla giocare un po' anche per utilizzarla, ahimè. Però è veramente bellissima e ve lo segnalo come regalo. Credo che, se non ricordo male, costi sui 55 euro, ma è un regalo delizioso, così come, se volete spendere un pochettino meno, è bellissima secondo me la nuova palette di Sephora. Se avete ad esempio una ragazza un po' giovane o qualcuno che ama il trucco ma non sa ancora esattamente come muoversi, o ama talmente tanto il trucco che vorrebbe avere a disposizione tutti i colori, all'interno la palette, ve la faccio vedere se riesco ad aprirla. Allora, è fatta in questo modo, è esagonale, ottagonale, 3-6 esagonale, scusate, avevo avuto un attimo di defiance nel contare i lati della confezione. Ve la apro cercando di non rompere niente, anche perché io questa la devo regalare, quindi spero di non spaccarla. Allora, dentro ci sono tutti, nella prima parte, tutti gli ombretti, ve le faccio vedere, ci sono non so quante polveri, sono tantissime, adesso leggo 80 ombretti. Poi nella parte invece, aprendo i cassettini laterali, ci sono 32 gloss e dall'altra parte ci sono invece 4 fard, 4 polveri per fare il contouring, 4 polveri per le sopracciglia, quindi è veramente bellissima, piena di prodotti, e in alto c'è anche uno specchietto, perché una volta che la aprite vi fa anche, se volete potete appoggiarla sul tavolo e truccarvi davanti a questa, come se fosse, diciamo, lo specchio da trucco. Bellissimi invece i due set di Marc Jacobs creati per il Natale, sono due palette, una si chiama Apple Night e l'altra si chiama Object of the Year. La prima, che è quella dorata, all'interno solo polveri viso e occhi, ve la faccio vedere, sono tutte e due contenute all'interno di queste specie di clutch con questo tassello sul lato, che poi si aprono alla fine, una volta che finite i prodotti, il supporto che li contiene viene via e potete utilizzarlo effettivamente come un portafoglio, come una mini borsetta. Il primo è questo e contiene delle polveri viso e occhi che, come vedete, io ho già utilizzato, perché questa l'ho presa per me ed è fatta in questo modo. La seconda, che secondo me è ancora più bella da regalare, infatti io l'ho presa per un regalo, è invece questa fucsia, che è bellissima secondo me, infatti sono indecisa, però se tengo anche questa, secondo me sono veramente quasi da scandalo. Comunque la seconda è questa, il colore è meraviglioso, ultra femminile, bellissimo, ma all'interno ci sono 5 mini rossetti di Marc Jacobs in mini taglia, di un sacco di colori, dal nude fino al viola scuro, e sono fatti in questo modo. Ditemi se non sono troppo carini, per provare praticamente tutti i colori e venire incontro un po' alle esigenze di qualsiasi look. Quindi anche qua, se avete un'amica un po' particolare, una sorella che è attenta non solo alla moda eccetera, ma anche ama il make up, questa sicuramente è un'idea deliziosa, perché poi alla fine le resta anche la clutch da portare con sé nelle serate un po' mondane. Anche Marc Jacobs è una linea che trovate in esclusiva da Sephora, quindi qui sotto vi lascio il link al sito ufficiale di Sephora come riferimento, perché anche se non ne aveste vicini, sappiate che potete acquistare sul sito online con consegna in tutta Italia, quindi direi che è fantastica come opzione. Poi un altro kit invece, passiamo ai prodotti corpo, che mi è arrivato da Gabriela, non so se la conoscete, ma immagino di sì. Gabriela di J'adore le Makeup ha creato insieme a Mediterranea una linea beauty. Sono in realtà due, se non sbaglio, tre cofanetti diversi, che contengono dei prodotti differenti, che profumano tutti quanti al marshmallow. Questa è quella che mi ha mandato, devo dire che sono buonissimi. All'interno contiene, nello specifico, un bagno schiuma con i glitter, una crema corpo e una crema mani. Io per ora ho provato solo la crema mani, tra l'altro anche le confezioni sono disegnate proprio in stile Gabri, quindi tanto rose, sono dolcissime con questi marshmallow sopra, hanno anche dei nomi, glitter, il bagno schiuma, Andy, la crema mani. Abbiamo provato io e Nabiki la crema mani e Nabiki me l'ha strappata praticamente via, dicendo: questa è mia, me la infilo in cartella. Io l'ho dovuto proibire più che altro perché dopo un po' poi perde sempre tutto quanto, ma è meravigliosa, profuma veramente di marshmallow, tra l'altro lascia le mani anche molto morbide e per niente unte, quindi mi è piaciuta tantissimo anche in sé la crema, e quindi
Se non lo conoscete ancora questa linea e vi piacciono le profumazioni dolci, vi consiglio di andarla a cercare. Se cercate poi sul web con l'hashtag Gabriela Beauty trovate anche tutti gli altri prodotti. Complimenti a Gabri perché la linea è veramente molto molto buona, e anche complimenti per questa collaborazione con Mediterranea. Tra l'altro la saluto pubblicamente, le mando un bacione. Poi, se sempre in tema crema mani e sempre da Sephora, trovate i prodotti di Tony Moly. Questo ve l'ho anche pubblicato su Instagram come kit perché mi piace tantissimo. È un kit estremamente natalizio, fatto da 3 creme mani che hanno delle profumazioni anche assolutamente natalizie. Uno è alla ciliegia nera, uno al biscotto di cannella e un altro al macaron, e hanno tutti questi disegnini in tema assolutamente natalizio: il biscottino con l'albero di Natale, l'omino di pan di zenzero, eccetera. Quindi questo può essere un kit delizioso da regalare a qualcuno, oppure anche da separare e prendere una cremina e regalarla ognuna a un'amica, per esempio alle colleghe, eccetera, se dovete fare dei regalini. Poi l'Occitane è un altro dei marchi, come vi dicevo, così come per il calendario dell'avvento, che mi piace tantissimo da regalare, perché con i prodotti fate sempre un'ottima figura e ci sono tante idee carine. E per il Natale un'altra delle idee deliziose che trovate in questo negozio con questo marchio è la pallina di Natale. Questa nello specifico è in metallo, quindi potete anche poi riutilizzarla. Mi piace in particolare questa perché all'interno c'è un prodotto che io adoro. Aspettate che la apro senza rompere tutto. Allora, c'è l'olio da bagno alla mandorla, una mini crema mani che è quella classica loro, quindi tutti i prodotti super super sfruttabili. E poi c'è, che io adoro soprattutto in questa confezione da viaggio, c'è lo spray rilassante per il cuscino. E non so se ve l'ho già detto, ma sicuramente se mi seguite da un po' di tempo l'avrete visto milioni di volte anche in passato, o sulle mie foto, o nei Periscope, eccetera. Questo io lo porto spessissimo quando viaggio, se sono in hotel, se sono in Olanda dai miei suoceri, se sono in giro, e lo vaporizzo sul cuscino per rilassarmi e dormire meglio, e mi fa sentire anche un'atmosfera più coccolata, più, perché è profumato, quindi vi avvolge la lavanda in generale, perché comunque profuma all'interno anche di lavanda, però non quella lavanda fastidiosa, molto erboristica, è abbastanza zuccherosa, è veramente buona, vi aiuta a rilassarvi. Quindi questo è un kit meraviglioso, fate un pensierino che secondo me è super super apprezzato e si presenta benissimo. Se invece avete in famiglia o tra il giro di amicizie qualcuno che è appassionato di unghie, io per esempio ho mia nipote, come sapete, che è appassionata di unghie, questo è un kit meraviglioso da regalare, anche solo per la confezione, che anche qua è super natalizia e si presenta benissimo. Questo è di Formula X, che è una linea che trovate anche in questo caso da Sephora, ed è bellissimo perché anche qua trovate colori che spaziano dal nudo al rosa, al dorato con i glitter, al bianco, al famoso bordeaux scuro, il rosso diciamo classico, il viola, quindi c'è veramente di tutto un po'. Un altro kit che mi è piaciuto tantissimo perché lo trovo super originale è questo di Dr. Jart, lo faccio vedere, fatto in questo modo sembra un libro, e praticamente all'interno, aspettate che lo apro così ve lo faccio vedere bene perché questo merita, ci sono per ogni pagina delle maschere in foglio, quindi è praticamente il libro delle maschere. Voi lo aprite e per ogni pagina staccate e c'è una maschera dedicata a qualcosa di diverso: idratazione, calmante, per le rughe, per rassodare, non so se riuscite a vederlo, per illuminare, per purificare occhi e guance, quindi sono anche diverse. Per esempio questa, vedete, è fatta in questo modo, questa si posiziona sul mento, quindi è veramente molto originale. Ci sono all'interno, se non sbaglio, fatemeli contare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maschere, e secondo me anche questa è un'idea deliziosa. Se non sapete, siete magari un po' in confidenza con la persona, una sorella, una mamma, eccetera, non sapete cosa regalare, volete regalare qualcosa di originale per regalare un momento di relax, di coccola, di cura, eccetera, o anche da inserire, come sempre, io non me lo dimentico mai, nella vostra wish list per chiedere un regalino simpatico a qualcuno, che poi sicuramente vi aiuterà a rilassarvi quando siete a casa. Sempre per lo skincare, un altro kit che mi piace di un marchio di cui non vi parlo da un po' è Rituals. Non si trova dappertutto per un po' di tempo io ho fatto fatica anche a trovarlo, adesso finalmente l'hanno rimesso da Sephora, quindi riesco a comprarlo di nuovo. Questo nello specifico ha 4 dei loro prodotti best seller, che sono il bagno schiuma in spuma proprio, la crema corpo, lo shampoo e lo scrub per il corpo, di una linea che mi piace moltissimo, che è quella Sakura, che ha una profumazione estremamente delicata, molto
molto raffinata e femminile, che quindi piace sicuramente a tutti. Anche questa si presenta benissimo come confezione, quindi adatta per un regalo, perché come sapete anche la confezione fa la sua parte ed è importante secondo me a Natale. Molto spesso anche piccoli dettagli come lo impacchettiamo, le cose che scriviamo sul bigliettino eccetera, possono fare la differenza per far capire a chi abbiamo di fronte che li abbiamo pensati e che il regalo è cercato e voluto, cosa secondo me importante tanto quanto il contenuto, anzi forse di più. L'ultimo che vi segnalo invece è un cofanetto, è una fragranza. Fatemi sapere se volete prima del Natale un video dedicato solo alle fragranze, in modo da prendere spunti magari su cosa chiedere o cosa regalare a qualcuno, perché i profumi sono dei grandi classici da regalare a Natale. Molto spesso ce li regaliamo meno perché sono più costosi o perché usiamo sempre il solito e quindi tendiamo a variare poco. È un'occasione per regalare, scoprire nuove fragranze. Ci sono tantissimi cofanetti in questo periodo che sono anche molto convenienti, perché al prezzo della fragranza magari vi offrono la crema corpo, la confezione da viaggio, da borsetta, quindi andate a guardare. Uno dei più carini che io ho preso da regalare, perché la fragranza in sé non è nelle mie corde perché è molto floreale, anche se è molto buona, ma io l'ho preso da regalare ed è bellissimo da vedere, estremamente raffinato anche questo, è Miu Miu. La scatola in questa confezione si presenta in questo modo e all'interno ci sono sia la fragranza che la crema corpo. Guardate che bella che è. Io trovo che sia nella sua semplicità di una raffinatezza spaventosa. Spero che queste idee vi abbiano dato qualche spunto in più. Ripeto, questa è solo la prima delle idee dedicate ai set, ai cofanetti che trovate magari in giro e che vale la pena guardare in questo periodo. Nel frattempo lasciatemi i commenti se avete altre idee o se avete domande. Come al solito cercherò di rispondere a tutte quante voi. Vi mando un bacione e ci vediamo già forse domani o dopodomani con un nuovo video. Ciao ciao!